Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ritiene di poter scongiurare l'emergenza rifiuti a causa della chiusura dell'impianto di Vallecena del Consorzio Civeta a seguito del provvedimento di sequestro della terza vasca. Il provvedimento della Procura della Repubblica di Vasto, lo ricordiamo, riguarda una ventina di comuni. I primi provvedimenti sono stati adottati dai sindaci di Vasto e San Salvo, che hanno invitato la cittadinanza a collaborare. Si profila un'emergenza rifiuti? Credo di no, si profila un'indagine importante della Procura che ha posto sotto sequestro il Civeta e il Consorzio. Credo che sia un'indagine importante e mi auguro che faccia lumi soprattutto su quello che accade e è accaduto al Civeta nel passato. Noi sindaci siamo a disposizione, ci stiamo organizzando per il conferimento, abbiamo chiesto pazienza ai cittadini, i quali per 24, forse 48 ore avranno necessità di non conferire, quasi sicuramente da domani mattina la situazione tornerà nella normalità. Siamo in attesa che l'indagine produca i suoi frutti e faccia chiarezza su questa vicenda. È stato predisposto un piano alternativo, per così dire, per il servizio di raccolta? Predisposto urgentemente e con le caratteristiche dell'urgenza e delle procedure d'urgenza, un piano alternativo che garantisce normalità nella raccolta dei rifiuti, in attesa che appunto fatta chiarezza si ritorni poi ad un uso corretto anche delle vasche e diciamo alla normalità per quanto riguarda i soci consortini. Ecco, signor sindaco, l'ultima domanda: il Civeta potrà tornare comunque ad essere operativo? Io credo proprio di sì, intanto devo dire che in questi mesi in cui il commissario è stato al Civeta ha fatto delle importanti procedure rispetto a regolarizzare questioni che annose. Immagino che una volta conclusa l'indagine, una volta che si capisce cosa è accaduto, si tornerà non solo alla normalità ma a parlare di Civeta in termini di opportunità del territorio, opportunità per il Vastese.